Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello. Sindaco, lei è stato il primo tifoso della Pallavolo Città di Castello. Le è dispiaciuto sapere dai giornali che la grande Pallavolo si spostava a Sansepolcro? E diciamo intanto che non sono stato il primo tifoso, ne sono stati molti, molti prima di me. Io ho seguito un po' la scia della città che si era entusiasmata attorno a questo grande progetto, ho seguito i miei amici della curva, molti dei quali ho allevato negli anni 80 quando erano ragazzini, oggi ahimè sono attempati anche loro. E dispiaciuto è un termine, diciamo, che non corrisponde al mio stato d'animo. Diciamo questo, che l'amministrazione di Castello ha fatto grandissimi sforzi per affiancare, collaborare, supportare la Pallavolo Città di Castello e nel corso degli anni esaltanti dell'A2 e nel corso del primo anno in A1, che ha dato grandi risultati sportivi, ma tanti problemi di natura logistica, amministrativa, come ben sappiamo. Fra l'altro avevamo messo a bilancio l'ampliamento del palazzetto così come garantito, e i costi non erano nemmeno eccessivi, tutto considerato, perché era previsto anche il rifacimento del tetto, degli spogliatoi, eccetera. L'ampliamento era di 2.200 posti, già stabilito. Abbiamo poi scoperto successivamente, con il nostro grande stupore, perché non ci è stato comunicato dalla società, che dal 2017 i posti necessari non sono più 2.200 ma 3.000. Quindi chiaramente questo spostava e sposta tutto. Poi c'è stato questo altro colpo di scena di questo trasferimento nella città biturgense, ovviamente una scelta che ha compiuto il presidente Johan, chiaramente non si può più parlare di Città di Castello, ma di un'altra società. Che cosa cambia a questo punto nei rapporti tra amministrazione Tifernate e squadra di pallavolo? Ma io su questo sono molto cauto, devo contare fino a 10, devo fare il sindaco, non il tifoso, vediamo cosa succederà in concreto. Certamente vi sono degli elementi da cui non si può prescindere per parlare di rapporto fra amministrazione comunale Città di Castello e qualunque società, i colori biancorossi e il nome Città di Castello. Condizioni imprescindibili, sine qua non, per continuare un rapporto di collaborazione. Beh, questo mi sembra ovvio perché giustamente il Presidente e lo staff nel suo complesso hanno parlato nel recente passato di un progetto complessuale che io condivido, perché è chiaro che in A2 occorrono risorse economiche ampie e occorre quindi un territorio di riferimento ampio, però l'elemento storico da cui si parte non può essere evitato, altrimenti se ne perde la memoria, se ne perde il concetto e poi può giocare anche il Real Madrid, insomma, ma se il Real Madrid non è la mia squadra è un problema che non mi riguarda. La dirigenza tutta, parlo della dirigenza biancorossa, la passata a stagione ha fatto i complimenti all'amministrazione comunale per quello che è riuscita a fare, per quanto ci è speso nel far sì che questo progetto poi nascesse a San Giustino. Lei ha dichiarato che San Giustino era il posto ideale dove poter far crescere una pallavolo di livello comprensoriale. Cambia molto perché stiamo parlando di un'altra regione, la Toscana. È lì il nocciolo del problema, Sindaco. Allora, parliamoci chiaro e chiaro che la nostra ambizione era di riportare la squadra a Città di Castello e questo era il progetto e questi erano gli investimenti previsti. Dopodiché, in questa logica, una permanenza a San Giustino era assolutamente comprensibile, appunto perché giustamente la società parlava di progetto comprensoriale. Questo trasferimento, che ripeto, probabilmente risponde a logiche che non conosco e conosco poco, conosco fra l'altro dai giornali e non dalla società, e è un trasferimento che in qualche modo va capito. Io voglio contare fino a 10, comprendere di che si tratta, capire bene se questa società ha ancora un riferimento vero su Città di Castello oppure una società itinerante che si muove nei territori a seconda delle proprie necessità. Un'ultima e breve domanda. Molti tifosi si chiedono che cosa c'entri la politica in una scelta che è stata presa da un'azienda privata, perché stiamo parlando di azienda privata, interrogazioni, attacchi sui quotidiani, ma poi alla fine stiamo parlando comunque di una scelta imprenditoriale, Sindaco. Assolutamente sì, sicuramente spero che nessuno attacchi l'amministrazione comunale di Città di Castello che ha fatto veramente i salti mortali nel corso di questi anni per affiancare la società, i salti mortali. E quindi se qualcuno si attacca è veramente ingeneroso o non informato. Però
Per il resto, ripeto, lo dicevo prima, lo dicevi giustamente tu, è una scelta di politica sportiva compiuta da una grande società che ha ottenuto grandi risultati, dei quali gliene siamo molto grati come Tifernati. È una scelta che, ripeto, non riesco ancora a valutare nella sua complessità. Non so i motivi veri, perché nessuno ce l'ha poi comunicata alla fine in concreto, perché il trasferimento a San Sepolcro l'abbiamo appreso dai giornali, successivamente c'è stato un contatto telefonico fatto da me, fra l'altro nessuno mi aveva cercato, con il direttore sportivo della società per capire cosa stava succedendo. Io devo dire che devo ringraziare il primo piano per aver saputo questa notizia, perché l'ho saputo in questo modo. Chiudiamo questa lunga intervista con una domanda d'obbligo: c'è qualche rimpianto da parte dell'amministrazione comunale o è stato fatto tutto il possibile? Noi abbiamo fatto non tutto il possibile, abbiamo fatto l'impossibile.